Allora chiamo qui a raggiungerci il dottor Philipp Heimberger del Vienna Institute for International Studies, che fra l'altro, se non ricordo male, sono passati tanti anni, ma è anche il posto dove presentai per la prima volta il mio primo paper accademico in inglese, senza aver mai studiato l'inglese ma neanche l'economia. Insomma, andò tutto molto bene comunque. Il paper poi venne pubblicato su Economic Modeling. Quindi, tutto sommato, questo dimostra che comunque fare l'economista è una sfida che si può vincere, basta crederci, ecco. Allora lascio il floor a Philip con la sua presentazione, il cui titolo è Perché le regole fiscali dovrebbero essere riformate, stima dell'output gap e politica fiscale in Italia. Me lo ricordavo anche se è scomparso a un certo punto. So, the floor is yours. Buongiorno, first of all, congrats on the. Buongiorno e ovviamente congratulazioni per la vittoria nel campionato europeo di calcio. Grazie per avermi invitato e grazie per avermi dato l'opportunità di presentare parte delle mie ricerche sulle regole di bilancio, così come le conosciamo in questo momento, e condividere con voi alcune considerazioni su come migliorarle. Cercherò di collegarmi sulle regole di bilancio italiane così come posso. Prima di tutto una diapositiva, diciamo motivazionale, che riguarda la pianificazione di bilancio sottoposta alla Commissione europea nella primavera del 2021. Come vedete qui, il deficit finanziario nel 2023-2024 sarà sempre al di sopra del 3% del PIL. Qui ovviamente la tecnica conta molto e faccio eco a quello che il professor Dauas diceva già, perché i dettagli tecnici sono molto importanti. Qui nell'attuale pianificazione di bilancio le autorità italiane hanno stimato che l'economia sarà, diciamo, in crescita nel 2023 con un output gap positivo possibile dello 0,1%. Questo significa che nel 2023 il deficit strutturale di bilancio, di cui parlerò poi, sarà anche più ampio di quello attuale. E se dobbiamo di fatto riattivare le regole di bilancio nel 2023, ebbene questo creerà un'enorme pressione sul governo italiano. E questo credo avrebbe un effetto veramente controproducente. Ecco perché abbiamo bisogno di pensarci un po' meglio ed è quello che io cercherò di fare. Quindi la mia presentazione cercherà di dare risposta a questi interrogativi e cercare di capire che cosa non funziona con la governance di bilancio in Europa, quali sono le implicazioni per la politica di bilancio in Italia e poi cercherò di fare dei tentativi di proposta di miglioramento. Le argomentazioni sostanzialmente verteranno su un'errata stima di quello che è strutturale all'interno del bilancio, abbiano sistematicamente distorto la politica di bilancio anche prima del Covid-19, si è stati cioè troppo stringenti e questo implica una riforma delle regole di bilancio a livello europeo. E poi ancora una volta faccio eco a quanto detto dal professor Dauas, ci sono dei cambiamenti tecnici che di fatto ci portano diciamo, a fare delle considerazioni sulla necessità di cambiare. Allora, nell'ultimo paio di anni con alcuni colleghi, Adam Tooze, uno storico dell'economia, e Martin Sandbrud, abbiamo fatto una campagna Twitter perché abbiamo cercato di trovare una plausibilità politica per queste argomentazioni e credo che debba essere sospinta anche nella sfera dell'opinione pubblica per dar luogo ad una discussione. Alcune delle nostre argomentazioni sono state anche riprese dal Financial Times in un paio di occasioni. Martin Sandbrud, un giornalista finanziario, dice che diciamo, cattive misurazioni tecniche distorcono le politiche di bilancio a livello europeo.
Oggi quello che vado a dire è basato su un'azione di ampio respiro, di ricerca, che riguarda appunto la problematicità, le criticità di queste regole di bilancio ed è sostanzialmente quello che voglio presentare oggi. Quindi il primo interrogativo, che cos'è che non va con la governance fiscale diciamo Unione Europea? Perché i dettagli tecnici sono così importanti? Che ha una sua importanza anche quando si spiega il conflitto, diciamo, di bilancio nel 2018 tra il governo italiano e la Commissione Europea. In quel caso la cosa è scaturita dalla stima o la sovrastima del deficit di bilancio. Il bilancio strutturale si era deteriorato quando avrebbe dovuto migliorare, questa era l'argomentazione della Commissione. Il governo italiano ha risposto al tempo che sulla base di stime diverse l'Italia poteva essere considerata già in linea con le regole di bilancio, che non c'era bisogno dunque di una restrizione, di una contrazione, e questo ha portato alla definizione del divario di produttività, l'output gap. Quindi il professor Balos ha già parlato del bilancio strutturale e dei, diciamo, target diciamo strutturali. L'idea sostanzialmente, come già è stato spiegato dall'oratore precedente, dagli oratori precedenti, è che le variazioni cicliche hanno un impatto diciamo, gli introiti e sulle spese del governo. Questo ovviamente porta ad un adeguamento per avere una visione più strutturata della situazione finanziaria. La Commissione prende anche in considerazione effetti una tantum che possono essere legati ad esempio al salvataggio di istituzioni finanziarie. Nel Six Packs vengono definiti i parametri per il deficit di bilancio, la deviazione da questi obiettivi di medio termine devono essere corretti con misure di consolidamento di bilancio, come già è stato spiegato appunto. Questo significa migliorare il bilancio strutturale se c'è una non ottemperanza o uno sforamento. Questo significa che ci sono anche dei benchmark o delle parametrazioni di spesa che ancora una volta sono legate ad una variabile non osservabile, sostanzialmente la misurazione della spesa pubblica. La crescita è limitata da quelle che sono le stime sulla produzione potenziale. E poi dopo la crisi finanziaria si è introdotto il limite del 0,5 del PIL. Questa regola è stata trasposta nelle leggi nazionali come salvaguardia costituzionale, è successo anche in Germania, è successo in Italia, è successo anche in altri paesi. L'articolo 81 della Costituzione italiana sancisce il principio di un bilancio che sia bilanciato nell'ambito di quello che è il ciclo delle partite correnti. Quindi il punto qui è questo: molto spesso si parla dello sviluppo, diciamo, giuridico delle regole di bilancio europee. Io voglio in qualche modo mettere in correlazione lo sviluppo giuridico con quello tecnico. Quindi parliamo del trattato di Maastricht, poi quello di Amendments, il trattato di Amsterdam e poi la crisi finanziaria e il post-crisi finanziaria, che di fatto ha aumentato, diciamo, il peso di queste variabili non misurabili. Nel 1999 si è creato a Bruxelles il gruppo Output Gap, dove tutte queste tematiche tecniche sono state discusse dagli esperti non solo della Commissione europea, ma anche degli Stati membri. E nelle prossime due diapositive parlerò di quello che è stato introdotto nel 2002, che è il prodotto appunto di questa discussione, che poi è stato soggetto a cambiamenti ed è stato di fatto molto politicizzato. Molto spesso i cambiamenti sopravvengono dopo che uno o più paesi
hanno spinto per questi cambiamenti. E noi abbiamo nella nostra attività tenuto delle interviste, degli incontri con persone che hanno lavorato a livello nazionale, a livello comunitario su questo tema. Questa è una citazione di un esperto che dice: per gli economisti il deficit strutturale è comprensibile, quindi in un certo senso se ne può trovare il senso, ma nei modelli è definito, nel mondo reale non è misurabile ed è indefinito, e questo è una responsabilità politica di fatto. Già la definizione di questo dato è difficile, già a livello di definizione è difficile circoscriverlo. Questo è un altro stralcio di un incontro, un'intervista, un rappresentante di uno Stato membro nel gruppo di lavoro Output Gap, il quale diceva: ci sono difficoltà oggettive e soggettive con il calcolo del deficit strutturale, cioè molto spesso si pensa o si ha la sensazione che in molti Stati membri questo dato sia troppo fragile per essere preso in considerazione e divenire la sostanza di quelle che sono le regole. Ecco allora, vediamo qual è la stima sostanziale per quanto riguarda i deficit strutturali. L'output potenziale è il livello di produzione che può essere diciamo raggiunta a livello non inflattivo, e quindi quello che la Commissione è andata ad utilizzare è una funzione di produzione Cobb-Douglas. Abbiamo la produzione potenziale come funzione di vari fattori, il lavoro L, capitale K e poi il TFP, e quindi la produzione totale effettiva. E dunque queste tre variabili sono componenti della relazione tra l'input e l'output, e quindi è stata utilizzata una tecnica di featuring per diciamo calcolare il tasso di disoccupazione non accelerato, quindi sostanzialmente la disoccupazione strutturale o permanente. Il TFP viene calcolato con diverse metodiche, ed è un dato importante questo da sottolineare, perché queste stime della produzione potenziale di fatto sono utilizzate per definire l'output gap, la differenza tra il PIL, qualcosa che può essere misurato sulla base dei conti nazionali, e l'output potenziale, la produzione potenziale. L'idea sostanzialmente nel calcolo di questo divario è che se c'è una, diciamo, probabilità di rallentamento, parte del deficit di un paese è dovuto a fattori ciclici. Questo è il presupposto. Se invece le stime puntano verso un output gap limitato, significa che il deficit strutturale diciamo si amplia o diventa più profondo. Ora parliamo di alcune delle stime relative alle sottocomponenti di questo modello per mostrarvi dove giacciono effettivamente i problemi. Io vi mostro le stime della disoccupazione di base prodotte dalla Commissione in diversi momenti del tempo. Sostanzialmente qui vedete quanto può diminuire la disoccupazione prima che di fatto si avvii un processo inflattivo dei salari e quindi reagisca il mercato del lavoro. L'NAWRO di fatto prende in considerazione l'output potenziale con una revisione al ribasso di quello che è l'output potenziale. Prima della crisi finanziaria avete una linea blu, secondo, che vi mostra che la Commissione aveva fatto una stima al ribasso del NAWRO. Poi è arrivata la crisi. La crisi ha portato ad un'impennata della disoccupazione effettiva, e quello che vedete è che ci sono revisioni progressive nelle stime relative al NAWRO sulla base della modellizzazione della Commissione.
sostenute o causate nella maggior parte dei casi dal diciamo una variabile di stima che è il numero maggiore di punti percentuali che vengono inseriti nella caratterizzazione della crisi per descrivere la disoccupazione e l'impatto sulla stima della tendenza. Quindi c'è questa tendenza a rivedere sempre al rialzo questa misura del Navro, e lo potete osservare non solo per l'Italia ma anche per altri paesi, quindi una revisione prociclica al rialzo di questa previsione. Stesso dicasi per il contributo del fattore di produttività totale rispetto a quelli che sono i fattori di produzione. Ancora una volta la stima della Commissione è quella evidenziata nella riga blu, il contributo alla produttività, al fattore di produttività totale era destinata ad aumentare, e poi vedete che ci sono state delle correzioni progressive al ribasso, quindi il modello della Commissione in qualche modo è endogeno, non è assolutamente dipendente da quello che succede veramente in un'economia. Ma vediamo quelle che sono le possibilità o le varie stime dell'output potenziale per l'Italia in diversi momenti del tempo. Sovrastime nella maggior parte dei casi, questa è la stima di una crisi finanziaria, quella nella linea tratteggiata, dopo diciamo la crisi finanziaria del 2007 si parlava di un aumento diciamo dell'1,5% per l'economia italiana, e potete osservare che prima recessione, seconda ondata della recessione hanno portato a revisioni sostanziali al ribasso, proprio per arrivare a quelli che erano i livelli effettivi del PIL. Quindi ci sono stati progressivamente delle revisioni e degli adeguamenti che sono dovute ai problemi, la natura prociclica delle stime fatte dalla Commissione. Guardando la riga nera c'è stata un'altra revisione al ribasso rispetto all'output potenziale, alla produttività potenziale, dopo ovviamente la pandemia. Ora, questo è un problema per quanto riguarda le politiche di bilancio. Io parlerò della letteratura internazionale che recentemente si è molto spesa su questo tema. Vorrei riprendere una frase di Antonio Fattas, professore di economia all'INSEAD, il quale asserisce che è un pessimismo autoalimentato che ha diciamo creato un circolo vizioso a livello di politiche di bilancio non solo in Italia ma anche in altri paesi. Che cosa significa? Una crisi colpisce, questo porta ad una revisione al ribasso della produttività o della produzione potenziale, come vi dicevo, e proprio per questa continua revisione al ribasso, continua ed è progressiva, fa sì che diciamo, il deficit sembri sempre più ampio, perché ovviamente c'è la necessità di ottemperare, di allinearsi agli obiettivi a medio termine, ci si vede molto lontani dagli obiettivi di bilancio e bisogna dunque ristrutturare le politiche di bilancio per potervi si avvicinare. È una questione di pressione, quando però il consolidamento di bilancio si fa nel momento sbagliato, in qualche modo si inibisce la crescita e l'occupazione. Proprio per le caratteristiche del modello, di fatto si continuano a ribassare le revisioni di crescita per l'Italia. Ecco perché Fattas lo chiama un circolo vizioso, è una sorta di anello del destino fatale che porta dunque ad un circolo che si alimenta da solo, ma sempre comunque al ribasso. Questo vizio iniziale nella valutazione della produttività potenziale può avere grandi implicazioni a medio termine, soprattutto
quando questi errori si compiono in un momento di crisi economica. Questi errori si ampliano e possono lasciare delle cicatrici permanenti se non si interviene. In teoria le politiche o la pianificazione di bilancio che si fondino su queste stime sono volte a rendere diciamo le politiche di bilancio più sostenibili, ma quello che abbiamo visto è quanto segue. Nel periodo della crisi che ha attanagliato l'Europa, proprio per gli effetti a lungo termine di questa politica di bilancio prociclica basata su una cattiva stima dell'output gap, alla fine siamo arrivati ad un rapporto debito PIL peggiore rispetto a quello che non sarebbe stato se non si fosse intervenuto in un modo così stringente. Quindi ovviamente non è possibile crescere e migliorare il rapporto debito pubblico PIL se non si aumentano le politiche per l'occupazione e per la crescita. Ecco, se guardiamo al raffronto con la Germania, non ci sono state così tante revisioni nel tempo. La più grande correzione per la Germania è quella che interviene adesso, dopo la crisi da Covid-19. C'è una maggiore urgenza, pressione in Germania per correggere la rotta. Però vista la situazione economica della Germania, vista l'ampiezza della crescita, le stime sul prodotto potenziale non sono caratterizzate da grandi revisioni e c'è di fatto uno schema che può essere riscontrato. Qui vediamo una sorta di correlazione molto precisa tra le perdite effettive a livello di PIL di tutti i paesi dell'Unione Europea e le revisioni al ribasso del prodotto potenziale. Ecco, vedete qui le perdite in output potenziale basato sulla modellizzazione della Commissione e le perdite in termini di PIL rispetto a quelle che potevano essere i dati di crescita effettiva. L'Italia è un po' a metà del cammino, ci sono dei paesi che hanno sofferto di più a livello di perdita prodotto potenziale e poi c'è la Germania che ha sofferto di meno, però è chiara questa immagine e dovrebbe essere molto sistematica di quelle che sono le problematiche della erronea stima che si può fare rispetto a certi indicatori. Ora parliamo in termini concreti dell'Italia e vediamo quelle che possono essere alcune delle stime prima del Covid-19, quindi risalenti al 2019, guardate quella che è la riga rossa, queste sono le previsioni per l'output potenziale proprio prima della crisi da Covid-19, qui abbiamo un adeguamento, non c'è un vero e proprio output gap, non c'è divario, quindi coincidono il potenziale e l'effettivo, dunque non c'è di fatto un allentamento dell'economia e su questa base, ed è quello che poi cercherò di fare nelle prossime due diapositive, si può cercare di estrarre un ragionamento macroeconomico per l'Italia e anche per altri paesi per cercare di capire quali sono i dati e le stime che di fatto non mostrano alcun tipo di allentamento anche in fasi precedenti alla Covid-19. Quindi nel 2019 le stime ufficiali per il deficit di bilancio strutturale si attestavano su 2,2% nel 2019 per l'Italia. Questo significava che l'Italia non era addivenuta ai suoi obiettivi di bilancio, c'erano bisogno degli adeguamenti sempre di bilancio. Ora, utilizzando delle stime sul output gap diverse, che comunque riprendevano in considerazione un output gap molto inferiore, ma sempre nell'arco positivo, abbiamo un output gap anche più alto, il 7-8% del PIL prima del Covid. Questo avrebbe significato che il saldo già eccedente per il 2019 con l'applicazione
delle regole attuali avrebbe scatenato grandissime implicazioni, almeno a livello di governo del bilancio, di disciplina di bilancio. Ora, dopo la crisi finanziaria, sono state introdotte alcune regole, le linee guida di flessibilità sono la prima delle regole da citare, molti paesi hanno reclamato una maggiore flessibilità e la Commissione ha dunque partorito queste linee guida, dove però le stime sull'output gap sono diventate ancora più importanti, diciamo che sono diventate rilevanti anche per quello che è il braccio preventivo che si applicano a paesi che hanno raggiunto i loro obiettivi. Ecco, qui l'adeguamento fiscale, l'adeguamento di bilancio è in diretta correlazione con le dimensioni dell'output gap, del divario di produzione. Quindi abbiamo un output gap chiuso nel 2019, avevamo queste cifre, ha portato a un rapporto debito-PIL attorno a 6, se l'output gap fosse stato stimato al ribasso, l'output gap fosse diciamo stato oltre il 4% del GDP con un'indicazione di allentamento del PIL, non ci sarebbero stati diciamo adeguamenti necessari, e questo vi spiega anche parte del conflitto di bilancio che è scoppiato nel 2018, come dicevamo, tra il governo italiano e la Commissione. Quindi non sappiamo esattamente dal punto econometrico quanto è ampio l'output gap, il divario di produzione. Abbiamo diciamo un'idea e io potrei dire, lanciarmi dicendo che la stima dell'output gap italiano prima del Covid non aveva senso dal punto di vista economico. Guardiamo semplicemente l'inflazione di base che riguarda soprattutto l'indice armonizzato che ricomprende i prezzi dell'energia e delle derrate alimentari, porta ad osservare che il tasso di inflazione è stato estremamente basso e diciamo una domanda aggregata relativa anche per quanto riguarda il rapporto popolazione-occupazione per gli uomini nella fascia di età tra 25 e 54 anni di età, vedete che questo rapporto occupazione PIL è molto diminuito e non si è ripreso, e in qualche modo questo è sintomatico di una diciamo allentamento del mercato dell'occupazione, e quando si arriva a questi livelli bisogna stare molto attenti con questo tipo di stima. Ed è stato addirittura ripreso dalla Presidente della Banca Centrale Europea nel settembre passato, che in un discorso ha dovuto dichiarare che le revisioni della produzione potenziale hanno male interpretato i cambiamenti ciclici delle tendenze strutturali. Insomma, quello che dicevo, sostanzialmente abbiamo questi cambiamenti ciclici, abbiamo una crisi e il modello che utilizzate interpreta tutto questo sulla base di presupposti statistici come se fossero dei cambiamenti strutturali, e dunque come un deterioramento strutturale del divario di produttività. E quindi la ricerca sostiene il ruolo di una diciamo crisi nascosta, quindi sottoutilizzazione del mercato del lavoro ma anche del capitale ad esempio, e sostanzialmente dal 2011 gli studi che presuppongono che il divario di produzione sia stato molto più ampio in generale sono stati come dire superati, smentiti dalle stime tradizionali. Quindi poi
ci sono grandi effetti, nonostante la Lagarde non l'abbia menzionato, ci sono grandi effetti su quelle che sono state le conseguenti politiche di bilancio, e sono le regole che dovrebbero essere reintrodotte nel 2023. Questo è preoccupante. Ma allora che cosa fare? Questa è la terza parte della mia presentazione. Sono state effettuate molte ricerche da me stesso, da anche colleghi. Ci sono tante persone a livello di Commissione europea che hanno lavorato a questo modello nel corso degli ultimi 20 anni, e moltissimo lavoro è stato profuso. Questo è stata una fonte di credibilità di fatto per la Commissione europea, che è abbastanza, come dire, allergica alle critiche, soprattutto per quanto riguarda le sue metodologie. Sulla base delle mie esperienze, io ho fatto presentazioni di questo genere anche in Germania, alla presenza di funzionari della Commissione. Ecco, di solito tutte queste critiche vengono respinte dalla Commissione, e che esprime la volontà di mantenere queste regole. Se non c'è un impulso vero e proprio a livello politico per, diciamo, un cambiamento relativamente radicale, mi sento di dire che, indipendentemente dal tipo di regole che avremo, ci ritroveremo sostanzialmente a doverci basare su queste modellizzazioni. Quindi, che cosa possiamo fare in buona sostanza? Prima di tutto, dobbiamo portare tutto questo nell'area dell'opinione pubblica, sulla base del presupposto riconosciuto che il quadro di bilancio dà moltissimo potere a coloro che effettuano le stime relative alla produzione potenziale. In qualche modo queste stime plasmano i negoziati tra la Commissione e gli Stati membri, ha delle ricadute proprio sul margine di manovra a livello di bilancio che ogni paese ha o che gli viene accordato. Quindi, io credo che questo tema debba diventare noto all'opinione pubblica. Dovremo ampliare il dibattito, quindi dovremo promuovere un dibattito pubblico su questo. Ecco perché ho cercato in qualche modo di farmi sentire. Sostenere il dibattito è molto importante, non soltanto per coloro che fanno la disciplina di bilancio in Italia, ma anche in altri paesi. Quindi la domanda che ci dovremmo porre, come anche suscitato, menzionato dal professor Davros, è: la politica economica democratica deve dipendere in modo così sostanziale da un modello di stima così prono ad una revisione continua, così predisposto ad una revisione continua? Quindi, se arriviamo alla conclusione che, vista la realtà politica del nostro tempo, è difficile disfarsi completamente di queste stime, almeno facciamo la domanda: come migliorare la fattura di queste stime in un modo assolutamente pratico e pragmatico? Ed è di questo che parlerò alla fine del mio intervento. Il secondo punto ricomprende alcuni elementi già menzionati. Dobbiamo discutere i pro e i contro delle opzioni di riforma che possiamo prefigurare, inclusa la proposta del professor Davros. Alcuni, ad esempio, hanno pensato che regole di spesa potessero andare a sostituire il debito strutturale come regola operativa. Io sono un po' scettico, perché le regole di spesa, la disciplina di spesa dipende dalla parametrizzazione e dai dettagli delle regole di spesa, e anche in questo caso ancora una volta si ricade su quelle che sono le spese, perché ci si basa su un output potenziale calcolato a medio termine, e questo è di fatto il contenuto della maggior parte delle proposte che sono state avanzate da grandi interlocutori. Dunque dobbiamo promuovere un dibattito pubblico, vista l'importanza del tema, e discutere i pro e i contro, i punti forti e le debolezze di queste proposte di riforma, cercare di incorporare cose buone da
varie proposte, ad esempio la proposta di Dumbermann e Leandro, oppure la possibilità di fare una valutazione di sostenibilità a livello di paese individuale. Di fatto questo si basa sul fatto che la regola universale non va bene per ogni singolo paese. Anche in questo caso sono scettico rispetto ad alcune parti della loro proposta, ma trovo sensata la base di questa proposta, e dovremmo almeno discutere, come vi dicevo, i pro e i contro delle proposte più ambiziose, così come di fatto dovremmo rimanere un po' con i piedi per terra nelle nostre opzioni, dando la preferenza a quelle soluzioni che danno più margine di manovra a livello di bilancio, ad esempio aumentare gli investimenti pubblici, anche questo è stato discusso profusamente, dare più margine di manovra a livello di bilancio, così che i vari paesi possano sostenere la ripresa economica, ripresa ovviamente da quello che è stato il colpo della pandemia. Quindi prima di tutto possiamo migliorare il calcolo del deficit strutturale, rendendo le stime del output potenziale meno procicliche. Un altro suggerimento, anch'esso citato dal professor Davos, è sostituire le regole di riduzione del debito, la regola dell'un ventesimo, cioè se si va al di sopra del 60% nel rapporto debito pubblico PIL, bisogna cercare di migliorare la situazione con un passo avanti che rappresenta un ventesimo del PIL all'anno. Ecco, qui dovremmo cercare di introdurre un elemento di flessibilizzazione per ampliare l'orizzonte dei vari paesi, e ovviamente ci dovrebbe essere una, diciamo, regola d'oro nel momento in cui si vanno ad escludere alcuni investimenti pubblici dal calcolo del debito. Cioè, bisognerebbe dimostrare che l'effetto moltiplicatore degli investimenti pubblici in alcuni campi sono molto più alti rispetto ad altri, e che sono utili per promuovere l'occupazione. Per l'Italia, ad esempio, abbiamo avuto, dopo la crisi finanziaria, un vastissimo decremento degli investimenti pubblici. Secondo me invece bisogna in qualche modo, anche se molto saggiamente, molto cautamente, aumentare il pubblico investimento proprio per sostenere la crescita economica. Io in queste riunioni, sulla definizione dell'output group non ho potuto partecipare, ma io credo che l'Italia ed altri paesi dovrebbero fare più pressione a livello tanto del gruppo tecnico quanto al Comitato Politica Economica dell'Unione Europea. Dobbiamo in qualche modo adottare una soluzione molto pratica. Se si viene alla, è molto difficile, per concludere, avere una soluzione totale. Partendo da questa ipotesi e guardando una proposta recente proposta da Zukunft, che è un think tank tedesco, che ha una proposta estremamente interessante, e la cui fattibilità dal punto di vista giuridico è al vaglio, dovrebbe procedere in questo modo. Si utilizza la modellizzazione esistente per l'output potenziale, però poi si fa un filtraggio statistico sulla base dei dati storici, si sostituisce l'obiettivo a medio termine con la piena occupazione, e in questo studio la cosa è stata simulata applicandola al caso tedesco, al caso della Germania. Questo ha portato dunque ad una componente molto più ciclica del deficit. Il deficit ovviamente a livello di stima si è ristretto, e anche per la Germania il deficit è più ampio di quello che sarebbe se si volesse l'occupazione totale. Questo significa che la Germania dovrebbe avere, come dire, un margine di manovra in più di 20 miliardi di euro. E quindi il calcolo per l'Italia sulla base di questo approccio, giusto per darvi un'idea di quello che questi cambiamenti tecnici implicherebbero a livello di margine di manovra di bilancio,
E ho fatto questo. Questo è il programma di stabilità, un output gap di 0,1% del PIL, quindi pochissima utilizzazione delle risorse economiche nel 2023, cosa piuttosto inverosimile, e un 4,4% di bilancio strutturale. Se sostituiamo tutto questo con un target di piena occupazione, come si suggerisce nella proposta tedesca di cui parlavo prima, abbiamo un output gap che sfiora il 5% del PIL e si andrebbe di conseguenza quasi a dimezzare il deficit strutturale di bilancio. Un elemento supplettivo è diciamo quello che prende in considerazione l'orario di lavoro, l'eventuale part-time. Qui abbiamo ricompreso il pieno tempo e di fatto il fatto di non prendere in considerazione determinate modalità di lavoro ha portato a falsare le stime. Questo significa un aumento del contributo del lavoro all'output potenziale, e se si fa questo l'output gap diventa molto più ampio, 10% del PIL per l'Italia, il che significa che sulla base dell'attuale pianificazione di bilancio da parte delle autorità italiane avremo un surplus, un'eccedenza finanziaria nel 2020. E questo significa un perfetto allineamento da parte dell'Italia anche con gli obiettivi di medio termine, quindi nessun bisogno di adeguamento, di consolidamento, e questo è uno spunto da prendere in considerazione. Vorrei finire e concludere dicendo che non conosciamo le cifre precise per quanto riguarda il divario di produzione. È possibile comunque argomentare molto fortemente che l'approccio attualmente vigente ha delle criticità dal punto di vista macroeconomico. Era già emerso questo anche prima del Covid-19, ma proprio per lo shock che abbiamo subito alcuni dei problemi sono diventati ancora più evidenti, e così sono stati problemi che ne scaturiscono. Ci sono ottime indicazioni di un rallentamento sostanziale nella economia italiana. L'inflazione è stata molto bassa per anni, così come è stata molto bassa la ripresa dei salari, cioè l'inflazione dei salari. E il mio punto, la mia visione, la mia argomentazione sarebbe questa: bisogna riorientarsi a livello europeo verso una politica di bilancio che contribuisca in modo più fattivo al raggiungimento della piena occupazione. Anche dal punto di vista della prospettiva di sostenibilità del debito, se si va verso la piena occupabilità abbiamo un maggior gettito, una maggiore produttività che nel lungo termine permette ad un paese di dar luogo a diciamo di un contenimento del debito molto più efficace. Capisco perfettamente che non si possa fare questo dall'oggi all'indomani o in una sola mossa, per questo sono di fatto a favore, dal punto di vista della prospettiva politica, di andare progressivamente passo per passo verso questa direzione. Anche nel contesto italiano è plausibile, è possibile andare per gradi, è possibile dunque migliorare la situazione. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ovviamente attendo con impazienza il dibattito che spero scaturirà da quanto abbiamo appunto detto. Ringrazio il dottor Cappelle e al professor Darvas e il suo discussant, d'accordo? Questo, come alcuni di voi hanno capito, sono stati attirati in un'orrenda trappola a un convegno accademico, e normalmente succede questo, che uno dice come la pensa e un altro gli dice perché non la pensa come lui. Dopodiché ci si lascia da buoni nemici. Adesso è il professor Darvas che dovrà dire che cosa pensa di quello che ha detto il dottor Heimberger. Prego. Thank you. Grazie mille. È sempre difficile veramente
discutere di una presentazione con la quale concordo in gran parte, per cui non è troppo facile, però vorrei porre tre domande. La prima riguarda l'Italia. Nella parte iniziale della sua presentazione lei ha affermato che se continua la traiettoria di crescita pre-crisi, allora si ottiene un output gap più elevato rispetto alla stima e tra l'altro anche un equilibrio strutturale molto più favorevole. E poi mi chiedo, allora a questo punto, quanto sia sensibile una proiezione di questo tipo possa essere, un'estensione di questo tipo possa essere, perché noi sappiamo che l'economia italiana ha avuto diversi problemi anche di natura strutturale da affrontare, per esempio anche un'inflazione rapida sia a livello di salari che di prezzi rispetto alla produttività. E invece, contrariamente a quanto è avvenuto in Germania, dove la crescita della produttività è stata superiore a quella dei salari. Allora mi chiedo se la situazione italiana, se il modello italiano fosse sostenibile prima della crisi globale del 2008, e quindi proiettare tutto questo nel futuro a questo punto, mi chiedo se sia utile oppure no, perché io ho dei dubbi a riguardo, visto che appunto riguardo il fatto che la situazione fosse sostenibile. Il secondo quesito che ho per lei è il seguente. Lei ha detto che propone una revisione alla metodologia per stimare l'output potenziale e lei ha anche affermato che la metodologia rivista sarebbe meno prociclica, però se potesse forse un attimino specificare che tipo di cambiamenti lei ha in mente. Vuole optare per un modello completamente diverso per l'output potenziale oppure questo quadro in funzione della produzione che la Commissione utilizza? Secondo lei se questo può essere sufficiente? L'ultima domanda riguarda questo obiettivo della piena occupazione e ancora una volta lei ha mostrato quali grandi cambiamenti questo potrebbe portare sia ai fini della misurazione dell'output potenziale, ma anche dell'equilibrio strutturale. Però la mia domanda è su quale basi lei vuole stabilire l'obiettivo della piena occupazione, perché a questo punto si proiettano i trend pre-crisi a questo punto, o la media OCSE, o la media dell'Unione Europea, o qualsivoglia media, perché le cifre che lei ci ha mostrato sono drammatici. Ci ha mostrato che l'Italia fondamentalmente ha un output gap quasi nullo o addirittura potenzialmente negativo, almeno 10%, e questa grande differenza chiaramente ci fa pensare, no? Come si possano fare delle ipotesi quindi di questo tipo. Il mio primo commento a botta calda, comunque io sono sostanzialmente d'accordo con la sua presentazione e anche con tante delle sue conclusioni. Allora non è molto facile trovare degli argomenti per i quali insomma vorrei sapere come può difendere la sua posizione. Grazie. Devo rispondere rapidamente? Sì. Grazie. Grazie per i suoi commenti così pertinenti. Vorrei rispondere rapidamente alle sue tre domande. La prima, vi ho mostrato una diapositiva in cui avete visto fondamentalmente un'estrapolazione. Forse possiamo ritornare alla diapositiva, un'estrapolazione del trend di crescita pre-crisi per quanto riguarda l'output, che era più che altro a mo' di esempio, cioè vi ho mostrato una curva che era una estrapolazione lineare, poi un altro scenario in cui diciamo sì è vero, sicuramente la crescita dell'output potenziale può essere molto più basso rispetto a prima della crisi, perché è stato la disoccupazione a lungo termine è aumentato, effetti a carico dell'occupazione e poi degli effetti che riducono la crescita potenziale dell'output addirittura di 2/3.
ma anche se si tiene conto di questi effetti così gravi, comunque c'è un output gap che va dal 7 all'8% a seconda di quanti queste stelesi siano rilevanti. Però abbiamo stimato l'output gap per l'Italia sulla base di un diverso approccio, però più o meno le cifre sono simili sulla base della regressione di Phillips-Krebs che vi ho mostrato. Forse ci avrei impiegato troppo tempo a spiegare tutto. Comunque è molto implausibile, direi, avere un quadro in cui attraverso un'ipotesi statistica si afferma che l'output potenziale in un periodo di 10 anni o la crescita possa essere addirittura negativa per l'Italia, la crescita dell'output. È molto poco realistico, tutti gli indicatori che abbiamo relativamente al mercato del lavoro e gli altri indicatori sono contrari a questa ipotesi, quindi per questo io non difendo in particolare questa estrapolazione, che era semplicemente a mo' di esempio per mostrarvi l'entità di queste revisioni verso il basso. Secondo punto, perché io sostengo che quello che ho mostrato, le stime dell'output potenziale, sono, corregge un po' il quadro attuale, perché sono meno procicliche. Allora, se io voglia inserire un approccio diverso per calcolare l'output potenziale, oppure semplicemente optare per dei cambiamenti al quadro attuale piuttosto che cambiarlo tutto, idealmente a me piacerebbe un approccio diverso. Questa funzione Cobb-Douglas è secondo me un binario morto, è la mia opinione personale, e io non sono d'accordo con alcune delle ipotesi economiche e statistiche che soggiacciono a questo approccio. Secondo me c'è bisogno di un approccio che consideri maggiormente le stime di output potenziale dal punto di vista endogeno, cioè ci sono dei rapporti tra la domanda e l'offerta nell'economia, no? E come commento di carattere generale avrei altre considerazioni da condividere con voi, ma ci vorrebbe troppo tempo. Ma dal punto di vista politico, ed è per questo che io ho presentato questo suggerimento, in quanto economista penso comunque di avere, diciamo, il dovere di formulare delle proposte. Cioè è bello avere un pensiero più strutturato per quanto riguarda i difetti e la possibilità di revisione generale, però bisogna anche proporre delle soluzioni pragmatiche quando ci si trova in una situazione politica, quando non si possono introdurre queste riforme così profonde, così che a quel punto si possa introdurre dei cambiamenti sensati che producono dei miglioramenti. E questo è, secondo lo spirito in cui ho formulato con la mia proposta di introdurre un obiettivo di piena occupazione. Se siete interessati, ho parlato con gli autori, lo studio è disponibile solamente in lingua tedesca attualmente, però gli autori tra un paio di settimane dovrebbero pubblicare questo studio in inglese, ma è una proposta che riguarda il cambiamento della struttura del debito tedesca, cioè questo sviluppo in Germania sarebbe fondamentale per il quadro delle regole di bilancio anche in Germania. Se non si muove niente in Germania, non succede niente in Germania, è difficile poi introdurre dei cambiamenti più ampi. E ho voluto trasmettervi questa sensazione che c'è un rapporto stretto tra e le regole di bilancio e il debito a livello nazionale, che fanno parte del fiscal compact, per cui ci sono dei limiti strutturali che sono stati introdotti e anche sono principi contenuti nelle costituzioni dei vari paesi, e quindi l'asticella è molto alta per cambiare tutto questo, ed è difficile poi avere dei cambiamenti a livello europeo che poi possano essere in conflitto rispetto all'ordinamento giuridico di alcuni stati membri. Ed è per questo che bisogna poi qualcosa che deve essere preso in considerazione, e questo è il motivo per cui ritengo che questa proposta sia così interessante. Cioè il ragionamento economico per introdurre questo obiettivo legato alla piena occupazione viene definito in questo studio in maniera dettagliata, però questo dovrebbe essere fatto anche per l'Italia. Allora analizzano approfonditamente anche il mercato del lavoro, si può anche affermare che c'è una certa arbitrarietà
nell'indicare una cifra per l'obiettivo di piena occupazione, si potrebbe indicare anche un range di stime, però propongono un'analisi dettagliata del mercato del lavoro tedesco, qualcosa di simile può essere fatto per quello italiano, in cui si esaminano diversi indicatori e poi alla fine si identifica un range di obiettivi di piena occupazione e a quel punto si possono sostituire le stime NIUR, che secondo me potrebbero dare un range che è molto più plausibile. Parlo di stime. Ultimo commento. Perché questo target esogeno è sensato? Come si può affermare che possa essere sensato questo target esogeno? Perché sarebbe meno arbitrario rispetto alle attuali ipotesi statistiche che soggiacciono all'approccio, perché in questo momento, parlando in termini molto semplice, diciamo, l'assunto, l'ipotesi statistica nel quadro, diciamo, di stime, di previsione, tutti i cambiamenti nel PIL attuale vengono considerati strutturali e secondo me questo è molto difficile da sostenere dal punto di vista economico ed è per questo che secondo me sarebbe un bene anche per riorientare il dibattito riguardo a quello che vogliamo realizzare con le politiche di bilancio. Sì, è vero, le regole di bilancio, se vengono modificate, devono comunque pensare alla sostenibilità del debito, ma tutto questo è collegato ad altri sviluppi nell'economia. Secondo me è indubitabile che se c'è un tasso di disoccupazione per un lungo periodo, allora non si può ottenere la sostenibilità del debito perché questo avrà un effetto sul bilancio. È per questo che secondo me sarebbe sensato introdurre questi elementi nella stima. Quindi grazie per i suoi commenti e grazie per la vostra cortese attenzione.